piacere che sono perverso e non mi giudichi. Non ero lucido e ho combinato un casino. Pubbliche scuse di Fedez alla moglie Chiara Ferragni per aver complicato il suo debutto televisivo a Sanremo. Arrivano con un nuovo episodio della serie che racconta la loro vita, in cui Fedez ammette, come fosse sul lettino di un analista, di non aver retto alla pressione di trovarsi fuori da quello spot che illuminava sua moglie, solo lei. Così ha dato spettacolo, ha riso, ha pianto, ha infranto quel patto di complicità su cui lei contava tantissimo. Cosa si è rotto? È un fatto culturale? Forse se in una coppia famosa è lei ad aver maggior successo gli equilibri si incrinano? Essere solidali quando privato e pubblico si fondono indissolubilmente non è così scontato, eppure nel mondo dello spettacolo ci sono esempi di relazioni durature che dell'incontro delle proprie genialità hanno fatto un capolavoro. Siamo la coppia. Lo hanno sempre saputo Celentano e Claudia Mori. Lei oltre a cantare diventa manager del marito, lasciando ad Adriano la libertà di concentrarsi sull'attività artistica. Quanto avrebbe perso la storia della TV se Sandra non avesse sposato Raimondo? Un legame così forte che lei non è sopravvissuta che pochi mesi alla morte di lui. È per amore del pubblico che la coppia della musica leggera per antonomasia colma ogni distanza e torna insieme sul palco dopo decenni. La Righezzi e De André vivono un amore che non finisce neanche dopo la morte. In perfetto equilibrio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno trovato insieme il successo. Mai la grinta di lei ha oscurato il talento di lui. Incontri che formano e trasformano, sarebbe diventato anche regista Castellitto se non avesse visto nelle pagine dei romanzi di Margaret Mazzantini, sua moglie, delle sceneggiature da trasformare in film. Dopo 30 anni d'amore e lavoro sul set, Ricky Tognazzi e Simona Izzo sintetizzano il senso della loro unione. Litighiamo su tutto, insieme ci roviniamo le giornate, ma ci siamo risolti la vita.